Allora, un saluto a tutti i nostri amici ed amiche che seguono Liberi.tv e soprattutto allo Spazio Certi Diritti che ospita questa puntata nel gruppo Ponti Sospesi. Il gruppo Ponti Sospesi è una realtà che in questo caso si svolge a Napoli, anche se esiste da molti anni, e abbiamo degli esponenti che sono Federico Maria De Luca e poi mi ricordi Antonio il tuo cognome che ancora non mi è... De Chiara. Chiara, perfetto. Perfetto. Io passerei subito alla parola a voi che potreste raccontarci come è iniziata un po' l'associazione, il movimento o il gruppo Ponti Sospesi e cosa fate per crescere insieme spiritualmente e identitariamente. Sì, il gruppo è nato, buonasera chiaramente a tutti coloro che ci ascoltano. Il Grazie. gruppo è nato 10 anni fa, su iniziativa mia e del mio compagno, Edoardo. In effetti nasce da un bisogno nostro. Sentivamo l'esigenza di trovare, di formare una rete di relazioni, nella quale poter condividere il nostro vissuto, quindi la nostra esperienza di persone omosessuali e di cristiani. Quindi l'idea proprio parte da lì. Individuammo attraverso, insomma, mailing list una decina di persone che volevano con noi avviare questo percorso e da allora, quindi da 10 anni, il gruppo ha continuato le sue attività incontrandosi due volte al mese. In effetti, l'idea base era quello di crescere, di sostenere la crescita personale di ciascuno di noi proprio attraverso la condivisione, la testimonianza della nostra vita. Quindi, niente teoria, ma tutto centrato su quello che vivevamo. E in effetti in questi anni abbiamo sperimentato probabilmente quello che facevano le prime comunità cristiane, cioè a partire dalla parola, dalla lettura del Vangelo, di altri testi e soprattutto da quello che era il nostro percorso di vita, abbiamo condiviso in un clima di accoglienza, di ascolto, di non giudizio, di amicalità, di affettività. Questo ci ha consentito chiaramente di fare un percorso in comune. Quasi da subito, diciamo, abbiamo pensato, noi siamo stati sempre autonomi, quindi non abbiamo avuto una figura di riferimento. Abbiamo ogni anno costruito le attività in base a quelli che erano i bisogni delle persone in quel momento partecipavano al gruppo. E abbiamo chiesto poi a persone, tra virgolette, esperte, magari di incontrarci per chiarirci degli aspetti piuttosto per stimolarci su alcune tematiche. Quindi è nata anche una rete di professionisti, tra virgolette, che ci accompagnano da anni, quindi psicologi, sociologi, docenti universitari di cristologia piuttosto di storia antica del cristianesimo, ma anche religiosi, laici, teologi. E questo ci ha consentito nel tempo di sviluppare reti amicali molto forti, insomma, anche sul territorio, e soprattutto di andare lì dove c'era il bisogno, sempre concentrandoci sulla persona. E abbiamo, di fatto, quindi, tu mi chiedevi spiritualmente ed Sì. identitariamente che cosa facciamo. Di fatto organizziamo incontri con dei temi. Ogni anno sviluppiamo alcuni temi che dove sono intrecciati chiaramente come una sorta di trama e ordito queste due tematiche principali, cioè il vissuto omosessuale e la fede cristiana. E ci ragioniamo su attraverso quello che chiaramente emerge dal confronto e dal vissuto personale. Come puoi immaginare, in questi anni abbiamo vissuto anche emotivamente esperienze molto forti, quindi gioie, dolori, ma anche profondi cambiamenti. Abbiamo visto persone evolvere in fretta e vivere sempre di più in maniera integrata la propria esperienza di persona omosessuale e chiaramente la propria fede cristiana. Noi parliamo sempre di cristiani e non di cattolici perché, Sì. pur essendo la maggioranza di estrazione cattolica, quindi battezzati come cattolici, ci siamo resi conto da subito
che avevamo una tale variegazione di percorsi di fede per cui il cattolicesimo ci andava un po' stretto. Da subito, per esempio, hanno partecipato dei valdesi, ma soprattutto c'erano molte persone che non riuscivano più a identificarsi con nessuna chiesa normata, pur avendo chiaramente essendo attratti dal messaggio di Cristo. Quindi ci siamo resi conto. Ma a proposito, ti posso fare, visto che hai parlato, hai tirato in ballo, diciamo, i valdesi, io ti avrei proprio chiesto proprio questo, visto che i valdesi hanno da qualche tempo iniziato a dare la benedizione alle coppie gay, c'è quindi una grande apertura da parte loro. Pensi che invece la Chiesa Cattolica potrà mai avere lo stesso tipo di apertura in futuro, inteso come accoglienza dei propri figli? Ma guarda, non so se vuoi rispondere tu, Federico, oppure preferisci proseguo io. Vedi, bisogna fare un ragionamento che è molto complesso, secondo me molto articolato, anche su un piano, sai, teologico, dove, devo dire la verità, sono secoli che ci sono tanti pensieri differenti, quindi preferirei non addentrarmi, però bisogna fare una riflessione. La Chiesa Valdese ha compiuto un percorso in questi anni di accoglienza e di accettazione. Teniamo conto che le chiese riformate non vivono il matrimonio come un sacramento, ma come una benedizione, a differenza invece della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica invece ha avuto un'evoluzione che ha portato prima alla semplice benedizione dell'unione matrimoniale, poi con il Concilio di Firenze del 1400 invece il matrimonio è diventato un sacramento. Il fondamento teologico erano le nozze di Cana, anche le affermazioni di Cristo, no, sull'unione, diciamo, sull'unione tra uomo e donna. E poi molto recentemente è stato normato il matrimonio religioso insieme a quello civile, proprio partiamo dall'inizio del secolo scorso. Quindi c'è un problema di fondo: per la Chiesa Cattolica è un sacramento, sul matrimonio ha costruito un'impalcatura enorme, teologica, che quindi chiaramente è difficilmente smontabile, mentre per le chiese riformate, essendo una benedizione, diciamo, si sono potute muovere in maniera più agevole. Tieni conto che la benedizione, per esempio, che è stata fatta qui in Italia per la prima volta dalla comunità di Milano e anche da quella di Trapani, ha comunque un rito religioso differente da quello matrimoniale, perché per le chiese riformate vale la politica del doppio binario, quindi diritti civili, se ci sono i diritti civili io faccio un rito, altrimenti se non ci sono ne faccio un altro. Quindi fin quando non ci sarà un diritto civile che consente in Italia il matrimonio omosessuale, chiaramente ci sarà sempre un rito di benedizione differente. E questo, diciamo, un po' per capire anche diciamo dove ci troviamo, no? Quindi la difficoltà della Chiesa Cattolica, a parte dover ragionare sul valore della coppia omosessuale e quindi dell'affettività omosessuale, c'è un problema di impalcatura. Cioè, dice, il matrimonio si è costituito dal 1400 in poi con tutta una serie di strutture, come ci andiamo a mettere dentro la realtà omosessuale? Noi stiamo vedendo, no, non solo la Chiesa Valdese in Italia, ma per esempio se pensiamo alle chiese luterane, no, in Danimarca, in Svezia, lì addirittura il matrimonio è celebrato in chiesa, quindi al matrimonio religioso si associa quello civile con una celebrazione in chiesa. Quindi noi ci, per tentare adesso di rispondere alla tua domanda, scusami, ho dovuto fare un percorso un po'... No, hai fatto benissimo a fare queste precisazioni, perché comunque è necessario. Molti pensano che si tratti semplicemente di una formalità, però ci saranno sicuramente dietro dei passaggi a livello sia cattolico che valdese che noi ignoriamo. Sì, infatti la Chiesa Valdese ha impiegato circa 5 anni di condivisione generale per arrivare all'idea della benedizione. E comunque ha lasciato a ciascuna comunità il tempo, il percorso necessario, quindi la comunità che decide se è fattibile o meno, quindi non è automatica, perché la Chiesa Valdese è una chiesa, diciamo, su basi democratiche, non è come, diciamo, quella cattolica che è monocratica. Comunque, dicevo, quindi se le chiese luterane, che sono comunque tra le chiese più serie e meno progressiste nell'ambito cristiano, sono arrivate alla conclusione del matrimonio religioso omosessuale, vuol dire che ci sono tutti i presupposti teologici perché questo possa avvenire. Quindi sicuramente noi ci immaginiamo, diciamo, siamo abbastanza fiduciosi di un percorso che la Chiesa Cattolica possa compiere. Non ci immaginiamo che sia un percorso che sfoci nel matrimonio, per quello che ti dicevo prima, perché è un'impalcatura troppo complessa da andare a
da smontare. Probabilmente si arriverà a un rito religioso di tipo differente. Questo sempre però quando ci sarà anche una normativa civile che lo prevede. In Italia, come sappiamo, questa normativa non c'è. C'è un'evoluzione in corso e per parlarti di questa evoluzione, sicuramente la Chiesa Cattolica è in movimento, sicuramente quella di base è in movimento. Se consideriamo per esempio a quello che è accaduto nella GESCI, no, ai gruppi scout, non so se ne avete letto, insomma, come no, sì, ne abbiamo sentito parlare, però mi pare che non erano molto aperti, almeno a quanto ne ho sentito parlare io, per quanto riguarda... No, il problema è che non, se ti leggevi bene il testo di quel convegno e sapevi quello che era accaduto prima, devi sapere che hanno impiegato 3 anni i gruppi adulti scout a ottenere un convegno sull'omosessualità, lo richiedevano da 3 anni. Ah. Chiaramente si era capito che la gran parte del movimento AGESCI è a favore del riconoscimento dell'omosessualità e soprattutto nei gruppi si pone l'obiettivo di affrontare bene questa tematica, perché se un ragazzo o una ragazza si dichiara omosessuale, loro non sanno come muoversi se devono stare solo al magistero della Chiesa Cattolica, quindi c'era questa spinta forte. Nel convegno, chiaramente, che non detta delle linee guida, ma era il primo convegno, invece è stato fatto passare dalla stampa come se fossero state dichiarate delle linee guida, hanno partecipato 3 relatori. Uno praticamente ha detto: guarda, l'omosessualità oramai è scientifico che è una variante naturale del comportamento umano e quindi non possiamo pensarla più come una malattia, ed era uno psichiatra. Un'altra ha detto: è vero, e il primo diceva: assolutamente, quindi noi dobbiamo accompagnare le persone omosessuali verso un percorso di maturità, quindi si possono dichiarare, non si possono dichiarare, un problema loro. La seconda ha detto: sì, è vero, però è pur vero che una persona omosessuale ha un percorso di difficoltà e quindi dobbiamo tenerne conto, non sempre è opportuno dichiararsi. Il terzo, che era anche un sacerdote, in qualche modo ha visto che la situazione gli sfuggiva di mano e si è riportato al magistero, ha detto: sì, però non è opportuno perché diamo un modello di riferimento che è differente. Quindi i relatori avevano 3 posizioni diverse. I gruppi di studio degli scout chiedevano tutt'altro, tanto è vero, hanno detto: ma a noi non ci interessa questo, noi dobbiamo capire queste persone come accompagnarle, perché lo statuto della GESCI ci dice di concentrarci sulla persona e quindi dobbiamo accogliere queste persone, e soprattutto i capi scout è opportuno che si dichiarino se ci sono capi scout omosessuali. Sì. Dopo quel convegno si è scatenato un putiferio, perché la gran parte degli scout adulti e adolescenti non si è ritrovato in quel convegno e c'è stato, infatti, petizioni, proteste. Un gruppo scout di 40 persone è venuto alla nostra veglia per confrontarsi con noi, quindi ecco quello che sta accadendo. Ma chiudo il discorso sull'evoluzione della Chiesa Cattolica riportandoti, leggendoti un documento del gruppo di bioetica della rivista Aggiornamenti Sociali, una rivista gesuita. Il direttore della rivista è padre Bartolomeo Sorge, che sicuramente conoscerete. Questo gruppo di bioetica si è posto una domanda, era dopo un 2008, quindi l'anno dopo Idico, per intenderci, si è detto: ma è opportuno riconoscere le unioni civili omosessuali? E ha fatto tutto uno studio antropologico, teologico, civile, costituzionalista per giungere a questa conclusione, quindi siamo in ambito gesuita. In questo quadro la scelta di riconoscere il legame tra persone dello stesso sesso appare giustificabile da parte di un politico cattolico. Essa rappresenta un'opinione confacente al bene comune, di promozione di un legame socialmente rilevante, di un punto di equilibrio in un contesto pluralista in cui potersi riconoscere, di risposta praticabile a un'esigenza presente nell'attuale contesto storico, e ciò senza mettere in discussione il valore della famiglia, evitando così indebite analogie, abusi e pericolosi scivolamenti verso ulteriori pretese. Quindi, detto da un gesuita, No, ma dico, detto da un gesuita, mi fa riflettere, ma fa molto riflettere, perché io so, almeno dall'esterno, che comunque i gesuiti sono molto rigidi su certe, non lo so, considerazioni. Invece qui c'è più apertura da parte dei gesuiti che non da altri. E a questo punto io mi ricollegherei a una domanda che avevo intenzione di farti, che è quella che è il concetto, diciamo, base, che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Quindi perché chi crede...
un essere asessuato, un po' come l'anima che diciamo è di ognuno di noi, perché quindi ci sono queste preclusioni da parte un po' della Chiesa Cattolica tra persone dello stesso sesso? Sì, su questo c'è, diciamo, possiamo far introdurre anche Mario, che è arrivato con un po' di ritardo. Come no, magari, ritardo. Magari, sì. Così ti risponde lui, che è molto ferrato sull'argomento. Benissimo, benissimo. Allora facciamo accomodare Mario. Mario, com'è okay. Il cognome? Mario Caserta. Mario Caserta, lì. Perfetto. Bello che poi comunque siamo in tre, il numero perfetto si dice, avete formato anche voi qualcosa di spirituale. La Trinità, esatto. Mettiti dietro di me, Mario. Si accomoda Mario. Ecco. Ciao Mario, piacere. Marco. Adesso quindi Mario ci darà il suo concetto, insomma, per quanto riguarda il fatto che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, eppure fanno un po' distinzioni tra le persone dello stesso sesso, un po' discriminazioni, un po' esclusioni. Sì, ma il problema non è tanto quello di essere immagine e somiglianza di Dio, questo non è in discussione, che la Chiesa in genere si contrappone la sessualità, la inquadra nell'ambito della natura. Ora, sì. Senza analizzare tutte le questioni della scrittura, perché è difficile entrare in questo merito, noi possiamo dire che il fatto che sia vissuta la contrapposizione tra natura e sessualità come non aperta a uno scopo, a una procreazione, quindi in quanto tale vista in chiave negativa, in realtà questo problema non è una cosa che insuperabile, tant'è vero che molte altre chiese sono arrivate al matrimonio in chiesa, a celebrarlo in chiesa, per esempio le chiese evangeliche luterane della Norvegia, della Svezia, della Finlandia, e là perché sono delle chiese che hanno la stessa sostanza teologica della matrice comune della Chiesa antica, però non sono allineate alla Chiesa cattolica, però questo non fa capire che in realtà un problema teologico serio non c'è. Tant'è vero che queste chiese... Perché Mario, io volevo chiedere, tu parlavi di natura, perché le persone omosessuali non fanno parte fondamentalmente della natura, cioè del disegno di Dio, il fatto di essere omosessuali non dovrebbe escludere dal disegno di Dio, perché è natura, in fondo, essere omosessuali, facciamo parte di un contesto, no? Sì, no, certo, essere omosessuale è naturale, è il che viene preso per natura un determinato tipo di concetto di natura, non la natura in sé stessa, perché il concetto di natura in sé è molto lato, quindi può essere interpretato in tanti modi diversi. In effetti è la Chiesa Cattolica che usa questo termine per in effetti fornire un paradigma per la coppia eterosessuale, ma in realtà non c'è ragione, insomma, di... Forse, non so se è opportuno, ma potremmo citarti proprio alla lettera l'intervento di Chiavacci. Chiavacci è un teologo morale cattolico, di quelli più importanti, che ha vissuto anche il Concilio Vaticano. Adesso lui ha 84 anni, continua a scrivere e a produrre. E in un'intervista fatta, inclusa nel libro Opus Gay di Ilaria Donatio, fa appunto queste riflessioni rispetto al concetto di amore e sessualità, e lui dice in effetti che solo con il Concilio Vaticano II vi avviene l'ingresso nel pensiero morale cattolico, quindi siamo negli anni 60, dell'idea secondo cui nel rapporto sessuale si esprime e si arricchisce il dono reciproco e l'affetto. Quindi fino a quel momento invece l'idea di sessualità era vista solo a fini riproduttivi. E quindi nell'enciclica Gaudium et Spes il rapporto sessuale viene visto come un valore in sé e il matrimonio diventa intima comunità di vita e di amore. Quindi il rapporto coniugale cessa di misurarsi con la capacità riproduttiva. E quindi dice Chiavacci, ma allora se questo è vero
e quindi viene meno l'unica specifica ragion d'essere del rapporto sessuale, che sarebbe quello riproduttivo, leggo sempre, cito testualmente, allora i singoli atti che tendono a evitarlo non sono più contro naturam. E quindi che senso ha appellarsi alla natura come se questa fosse fatta solo di strutture fisiche, fosse una e immutabile, e non anche alla natura mentale, quindi diversa da persona a persona? Quindi, se è stato superato il principio assoluto fisico-naturalistico, è stata affermata l'idea di persona con la sua capacità espressiva inglobante la sessualità, e quindi la stessa sessualità come dono reciproco e non come fine riproduttivo. E quindi è stato stabilito che la moralità di un comportamento va valutata non, come dice la tradizione, in base alla generica legge di natura, ma sulla stessa persona oltre che sui comportamenti materiali. E quindi, ancora una volta che abbiamo definito tutto questo, perché non dovrebbe valere anche per le persone omosessuali? Se l'omosessuale vero non può vivere la pienezza della sessualità come dono reciproco se non con persone dello stesso sesso, e questa è la sua natura, e se è stato accertato dalla comunità scientifica che l'omosessualità non è una malattia, che problema c'è? E infatti lui poi alla fine lui chiude: io sono completamente eterosessuale, ma capisco benissimo il disagio degli omosessuali, che è vera sofferenza in quelli credenti, di fronte all'incapacità di comprensione della Chiesa. E credo, sono convinto, che due omosessuali veri possano fare all'amore sul serio. Potrò anche sbagliarmi, ma non credo, e so che pian pianino ci arriveranno anche gli altri. Quindi questo sta avvenendo chiaramente nella Chiesa Cattolica, ma come dice Chiavacci, è ovvio che ci sono 2000 anni di tradizione che non possono essere smontati in un momento, ma nel mondo dei teologi morali cattolici questo è quello su cui si sta ragionando. Quindi Antonio, tu mi stai dicendo che comunque nella Chiesa Cattolica appunto, un movimento c'è, magari dal basso, forse nei preti che magari vivono le parrocchie, sicuramente vivono anche delle realtà che non riescono a vedere forse in Vaticano, non lo so. Di certo però molte volte, anche a me è capitato, di sentire qualcuno che sia in televisione ma anche nei convegni prende il solito Levitico, il passaggio del Levitico e della Bibbia dove si dice che l'omosessualità è abominio, e poi c'è un elenco sterminato di cose. A questo Riccardo, punto voi che siete bene o male degli esperti. Riccardo, sì, dai Federico, io voglio sentire pure te. Guarda, ci sono, perché se mi dai giusto, sono veloce, c'è una storiella, chiamiamola così, ma è qualcosa di geniale, che è girata molto in internet lo scorso anno. La storia si svolge in America, inizia quando una nota conduttrice di un programma radiofonico incomincia a porsi delle domande proprio in ordine al Levitico. Se mi dai la possibilità, ti leggo qualcosa di questa lettera. In sé è geniale e soprattutto fa capire il senso di questi e il valore di questi testi sacri, ma allo stesso tempo ci dà la misura di quanto poco possono essere indicativi e formativi per un percorso di crescita umana in seno alla Chiesa. Cara dottoressa Schlesinger, le scrivo per ringraziarla del suo lavoro educativo sulle leggi del Signore. Ho imparato davvero molto dal suo programma ed ho cercato di dividere tale conoscenza con più persone possibile. Adesso, quando qualcuno tenta di difendere lo stile di vita omosessuale, gli ricordo semplicemente che nel Levitico 18:22 si afferma che è un abominio, fine della discussione, però avrei bisogno di alcuni consigli da lei al riguardo di altre leggi specifiche su come applicarle. Le vediamo insieme. Primo, vorrei vendere mia figlia come schiava, come sancisce Esodo 21:7. Quale pensa sarebbe un buon prezzo di vendita? Secondo, quando sull'altare sacrificale accendo un fuoco e vi ardo un toro, so dalle scritture che ciò produce un piacevole profumo per il Signore, Levitico 1.9. Il problema è con i miei vicini, loro, i blasfemi, sostengono che l'odore non è piacevole, devo forse percuoterli? Terzo, so che posso avere contatti con le donne solo quando non hanno le mestruazioni, Levitico 15:19-24. Il problema è come faccio a chiederle questa cosa? Molte donne si offendono. Quarto, il Levitico, ai versi 25-44, poi mi fermo, afferma che potrei possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano acquistati in nazioni straniere.
Un mio amico afferma che questo si può fare con i filippini, ma non con i francesi. Può farmi capire meglio perché non posso possedere schiavi francesi? Potremmo proseguire così. Questa, diciamo così, letterina graziosa ci induce a riflettere in maniera geniale, in altri termini, una scrittura che è fortemente radicata sui costumi di un'epoca può dare tutt'al più il senso dei comportamenti da tenere, ma non può oggi fornire delle prescrizioni, anche perché se noi ci rifacciamo a tutta quella che è lo studio della parola di Dio, noi vediamo che questo Dio sceso in terra non è venuto per darci delle regole, quanto per venire proprio a smontare le regole del suo tempo, per immetterci in un circuito che potremmo definire vitale e congeniale alla più profonda ed intima natura dell'uomo, ossia congeniale alla dimensione, all'accoglienza dell'amore. No, sei stato chiarissimo. Tra l'altro, questo racconto, questa cos'è, un'email, giusto, che hai letto poco fa? È davvero divertente, perché poi ci sarebbero tanti altri passaggi. Chi ha letto il Levitico, a questo punto bisognerebbe consigliarlo di leggerlo un po' a tutti. Si parla delle basette, mi pare, dei capelli laterali che gli ebrei un po' tengono, chi di fede ebraica, della questione che non si possono mangiare appunto i crostacei, mi pare di vestirsi di pelli di animale impuro tipo il maiale. C'è una, dicevi tu, usi e costumi, giusto? Quindi magari erano norme di comportamento, non erano norme igieniche. Quindi a questo punto io vorrei domandarvi una cosa molto semplice. Quindi, siccome dicevamo prima, facciamo tutti parte di questo disegno di Dio, io penso che non si può scappare, perché è credente, da questo concetto, da questo assioma. Quindi, indipendentemente dal sesso, secondo voi, la fede nei confronti di Dio può cambiare per una persona omosessuale? Cioè, si può essere omosessuali e credenti? Cioè, l'esperienza che viviamo e condividiamo e portiamo avanti è proprio questa. Cioè, quanto più entro in contatto con la mia dimensione profonda di essere umano che diventa capace di amare, quindi incontrando profondamente l'altro, tanto maggiore è la predisposizione e la tensione verso il trascendente, verso l'altro inteso nel senso più alto del termine. Ed il percorso che io trovo estremamente interessante è vedere come al momento dell'ingresso all'interno del gruppo arrivano delle persone, dei ragazzi, spesso giovani, come dire, spesso un po' frammentati, un po' ridotti in tanti piccoli pezzi. E vedere perché magari si sentono un po' oppressi perché magari uno vede già dalla scuola l'omosessualità come qualcosa di negativo, magari la chiesa sempre tramite il catechismo magari la fa vedere come qualcosa di negativo, quindi si sentono un po' esclusi. Voi invece tendete a includerli, giusto? Perfettamente, è proprio questo, è l'inclusione e l'accoglienza linea principale della persona e del suo vissuto, facendo vedere che l'una dimensione, quella personale, affettiva, amorosa, sensuale, è strettamente connessa alla percezione e all'incontro con Dio. Quanto più riesce ad essere totale l'incontro con il compagno, la compagna, tanto il familiare e l'amico, tanto più ampio, ricco sarà l'incontro con questo Dio, che non è un Dio della negazione, ma come dicevi tu, è proprio il Dio della integrazione delle parti. Ecco perché ti dicevo, è interessante guardare il percorso di chi viene all'interno di un gruppo, quando all'inizio divide tutto per compartimenti stagni e quando poi nel corso della sua esperienza all'interno del gruppo diventa colui che diffonde proprio questo principio di integrazione delle parti. È in qualche modo un percorso originale che
un gruppo come il nostro, ma come tanti altri in Italia, in qualche modo sono capaci di indurre. Senza presunzione, non stiamo facendo niente di straordinario, stiamo semplicemente dandoci la possibilità di parlare, stare insieme e vedere nel modo più ampio, più aperto possibile, lo scenario sul quale siamo chiamati a vivere la nostra vita. Se mi consenti, Federico, io sono vai Antonio, no, io volevo ricordare solo una cosa. Sì, volevo inserirmi con un'ultima riflessione, no? Sicuramente noi come cristiani mettiamo Cristo al centro della nostra esperienza di fede e pensando a Lui, al suo insegnamento, credo che siamo tutti d'accordo che il messaggio che ci ha dato è il messaggio d'amore, cioè essere capaci di dare amore e diventare contenitore di amore. E quello che ci invita a fare, Gesù sempre ha invitato tutti alla pienezza di vita. Ora, pienezza di vita chiaramente noi l'intendiamo in tutto lo sviluppo della persona, quindi affettivo, relazionale, sociale, chiaramente anche sessuale. Se ci invita a fare questo, come potremmo noi togliere dei pezzi? Sì, è vero. Non ci sarebbe più la pienezza di vita. Mi ricordo una frase di padre Alberto Naggi, che voglio ricordare affettuosamente in convalescenza da un intervento molto difficile, un biblista italiano molto, molto affermato, che a una mattina disse proprio questo: ma come possiamo togliere la sessualità a una persona omosessuale senza ridurlo chiaramente a una vita a metà? È come dire: tolgo a un fiore la capacità di diventare frutto. Come è possibile farlo? Ecco, è chiaro che una cosa importante: noi rispettiamo il percorso di ciascuno, per cui non abbiamo dei principi ideologici. Forse l'unico principio che abbiamo è proprio il rispetto pieno dell'esperienza di ciascuno. Quindi noi, nessuno di noi si permette di intervenire sull'altro dando suggerimenti, consigli, tempi o percorsi. Quello che facciamo è cercare di insieme di, sai, sgrossare, di andare a eliminare pian piano le false credenze, quelle che abbiamo assorbito dalla famiglia, dalla scuola, dalla Chiesa Cattolica, dalle altre chiese, per arrivare al fondamento, che un po' poi è il percorso di maturità della fede, perché spesso anche in Italia noi vediamo un cattolicesimo che è un paganesimo, non è un cattolicesimo vero e proprio. E quindi l'invito e la sollecitazione che facciamo insieme, proprio in maniera molto umile, cioè, voglio dire, attraverso il racconto e la testimonianza di noi, è questo: vai a purificarti, guarda dentro di te, perché è dentro di te che troverai quella risposta e la visione di Dio su cui abbiamo bisogno in continuazione di lavorare. Scusami se tu hai parlato adesso, mi hai fatto in mente una cosa, cioè poi parto da questo concetto, cioè, se è vero che siamo delle anime, giusto? Cioè dinanzi al cospetto di Dio si è anime e si è asessuati, quindi molte volte io ho sentito dire che si parla di omosessualità perché è una omosessualità consumata, quindi attiva, e quindi si parla di corpo, perché due persone dello stesso sesso quindi vivono la propria sessualità con il corpo. Però a parte la questione della procreazione, se è una questione di corpo a questo punto, io mi domando, ma dinanzi a Dio, siccome siamo delle anime, e alle volte le persone che si incontrano non sono persone ma sono due anime che si trovano e due anime che sono innanzi a Dio. Dio è amore, Dio è una cosa di inconsistente, bisogna credere per credere in Dio. Quindi è tutta una questione inerente, secondo me, a un aspetto che non puoi toccare. Cioè l'amore non lo puoi toccare, Dio non lo puoi toccare. Però c'è, come l'omosessualità, come l'amore e come Dio. Giusto? Mario, Riccardo, vorrei che Mario rispondesse su questo, perché lui, essendo, diciamo, avendo un percorso valdese, ti può andare a smentire su una cosa. Beh, io volevo dire una cosa. le anime, in effetti, è un concetto platonico. Alla fine non è neanche scritturale. Nella Bibbia si parla dello spirito, della ruah, ma non dell'anima. Quindi la contrapposizione corpo e anima come corpo che è prigione dell'anima è proprio un concetto platonico, e quindi anche la contrapposizione che anche nelle lettere paoline c'è tra la carne e lo spirito è stata calata in questa dimensione. In realtà però questa contrapposizione tra
anima e corpo, come corpo male e anima bene, non è biblica, è una visione che è stata filosofica che è stata sovrapposta. Ora, senza andare a fare una disamina teologica sul sesso dell'anima, o su, come se sarebbe fare il sesso degli angeli, noi non sappiamo nulla di questa cosa. Noi siamo delle c'è qualche cosa di noi che sopravvive e che viene chiamata anima, soffio, spirito. In effetti, poi se abbia sesso o non abbia sesso, questo non lo sappiamo. Non, in realtà, poi non sono cose che non sono scritturali nella Bibbia, non sta scritto da nessuna parte. Insomma. Non solo, poi Cristo mi sembra, ecco, se noi dobbiamo puntare sempre su Cristo, secondo me, quando abbiamo queste difficoltà, perché per noi Cristo è Dio incarnato, quindi se ci ha detto lui qualcosa, forse ci ha fatto capire dove andiamo a parlare dopo. Ma lui, per esempio, Cristo non cita mai né l'anima né l'ultraterreno. Quando lui si riferisce a pienezza di vita e alla costruzione del regno, oramai sono tutti d'accordo che parla della nostra vita terrena. Quindi noi dobbiamo costruire il regno qui, con le nostre relazioni affettive. La resurrezione, mi sembra, Mario, non smentiscimi se sbaglio, è relativa proprio al corpo. Cioè, quando lui parla di resurrezione proprio fisica. Cioè, quando ci sarà la resurrezione dell'ultimo giorno, lui parla di corpo, non ha mai parlato di anima. Quindi, voglio dire, sai, poi anche su questo ci sono tante sovrapposizioni nel corso dei secoli che vanno altrove. Forse il tentativo che almeno noi cerchiamo di fare in continuazione è un attimo, Cristo che cosa dice di questo? Perché sennò ci perdiamo, è un mondo troppo, troppo vasto e troppo complesso. E a questo punto vi faccio un'altra domanda, perché io volevo parlare prima del nostro sito, che lo voglio ricordare, www.gruppopontisospesi.eu, giusto? Perfetto. Ho letto che c'è un progetto che si chiama Cristiani in Dialogo. Posso dire che, cito testualmente, si propone di espandere la conoscenza della cristianità delle sue molteplici forme ed espressioni. Ci volete parlare un pochino, qualcuno di voi tre, di questo progetto che è molto interessante? Sì, Riccardo. Qui questo progetto è nato con l'idea di creare un momento di incontro fra pastori valdesi, presbiteri vetero-cattolici, laici, cattolici, con uno scopo. Lo scopo è quello di riflettere in maniera il più possibile serena e all'insegna dell'incontro tra posizioni diverse, in un luogo che è punto di incontro della diversità, delle diversità. Quindi un luogo di confronto e di condivisione con i rappresentanti delle altre confessioni cristiane, per cogliere tratti di similitudine e tratti di distanza, di differenza. Qualcuno ci ha chiesto e ci ha detto: ma questo progetto si potrebbe iscrivere nella linea dell'ecumenismo? Beh, questo è un po' impegnativa come cosa, insomma, è una cosa un po'... Però... Certamente lo sforzo è quello di creare sempre più per noi stessi e per gli altri occasioni di confronto su quelle che sono le forti diversità, le forti divergenze. Se vogliamo essere realmente testimoni di un vissuto sul quale abbiamo lavorato, nel senso di averlo elaborato, questo vissuto, dove la diversità veniva originariamente concepita come scissione, divisione, incapacità proprio di ingresso nella vita, ecco che allora non ci si può sottrarre all'impegno di provare a portare in forma anche minima quello che è un discorso di confronto tra realtà della Chiesa cristiana fra di loro molto differente.
Certamente, voglio dire, a livelli anche molto più alti, questo è un tentativo che viene portato avanti con tante difficoltà, ma credo di poter dire con tutta serenità che un tipo di contributo di questo genere è comunque in qualche modo una spinta molto forte. Le persone che partecipano a questi incontri sono persone che vengono in queste occasioni messe fortemente alla prova cristiana, perché le tematiche sono tanto forti e tanto scottanti da determinare reazioni spesso molto forti in chi è portavoce, dico per dire, di un'esperienza protestante o di chi è portatore convinto di un'esperienza cattolica. Ma in quel momento stesso si forgia la capacità di stare con l'altro nella diversità. Io domani ti volevo chiedere anche... Antonio, vai. Dicevo, uno dei tanti temi di confronto che emergono è anche quello dell'omosessualità, cioè cercare di capire come le varie confessioni cristiane che si mettono in relazione con noi vivono l'esperienza, sì, l'idea, il pensiero teologico, e quindi cercare di capire anche similitudini e differenze di questo, ma è una, diciamo, delle parti del tutto. Vi capita comunque che in questi incontri venga qualche ragazzo, qualche persona che magari viene da una famiglia prettamente, diciamo, cattolica, e già è difficile magari dirlo in famiglia, fare coming out in famiglia, o a parte sul posto di lavoro, quindi, voi come vi ponete, essendo magari che è difficile già dirlo, poi figuriamoci sentirsi cattolici, anzi scusa, credenti, cristiani, e volerlo magari dire per sentirsi meglio. Mario, vuoi provare a rispondere? Cerco di rispondere io. Noi non abbiamo una posizione univoca. È chiaro che abbiamo sperimentato che il parlarne in famiglia, parlarne anche nelle relazioni più importanti, è una cosa che favorisce lo sviluppo della personalità e fa anche stare la persona più serena. Quindi è un cammino che in sé è buono, perché evita di dire menzogne, evita di avere doppie vite, triple vite, di nascondere parte della vita a persone verso cui si prova affetto. Però ecco, noi non diciamo bisogna fare così, perché ogni caso è diverso dall'altro, quindi se in linea generale è consigliabile, noi non diciamo bisogna fare così, perché ci sono casi in cui questa cosa potrebbe avere anche degli effetti negativi, quindi noi lasciamo che la persona decida da sola, valutando la propria personalità e il proprio ambiente familiare, di come regolarsi, insomma. Chiaro, Riccardo, ci sono state testimonianze anche veramente drammatiche di non accoglienza in famiglia. Ricordo per esempio casi di famiglie che appartenevano ai gruppi neocatecumenali, e alcuni gruppi vivevano l'omosessualità come veramente qualcosa di infernale e spingevano i genitori a mandare via da casa i figli, quindi proprio a mandarli per strada. E come ricordo anche testimonianze drammatiche di persone che andavano a confessarsi e venivano praticamente additati come un demonio. Quindi sicuramente è una tematica ancora molto molto difficile, che fa ancora danni. Chiaramente, come dicevi tu, non è una tematica che riguarda solo la Chiesa Cattolica o altre chiese cristiane. Cioè, in America pensiamo anche alle chiese riformate, reazionarie, cioè voglio dire, che cosa fanno. Ma riguarda un po' tutte le agenzie educative, quindi la scuola, la famiglia, lo sport, no? Se abbiamo sentito i commenti recenti di alcuni calciatori. Quindi in Italia sono un po' tutte le agenzie educative che hanno questo problema, che poi è l'omofobia fondamentalmente. Noi, devo dire che come gruppo, quello che cerchiamo di fare è più lavorare sul diffondere una cultura di accoglienza, quindi allargarci a reti sempre più significative di familiari, di amici, quindi per stare, diciamo, nelle nostre vite, ma anche luoghi di incontro, di scambio, anche se voi questo nostro dialogo, no, va in questa direzione. Noi proviamo a testimoniare attraverso la nostra vita, sperando di stimolare una cultura dell'accoglienza. D'altronde questo è quello che possiamo fare con le nostre piccole vite. Ma guarda, Antonio, hai detto una bellissima cosa prima, cultura dell'accoglienza, ma siccome dicevi prima che il messaggio di Dio è un messaggio d'amore, voi comunque fate anche una cultura dell'amore, cioè credo io, cioè è un diffondere l'amore, perché non c'è nulla di male, ma l'amore in generale è l'amore proprio nell'accoglienza.
accoglienza. L'amore è quello nel messaggio di Dio, che è un Dio per tutti, non è un Dio solo per pochi. E certo. Poi volevo chiederti una cosa che per me è anche importante: quali sono poi i target un po', delle persone che ti colgono a voi, cioè dall'adolescente, non so, dal persona un po' più... Da, c'è un po' di tutto, devo dire la verità, nel senso che il range di età va dai 20 ai 70. Il nostro gruppo, che si incontra ogni 15 giorni di domenica per tre ore e mezza, in una struttura che ci è messa a disposizione da un'associazione culturale napoletana, vede cattolica, cattolica, cattolica. Cattolica. Viva la cosa, dai. Sì, è una, c'è un segnale. Ma insomma, non siamo gli unici in Italia, poi magari ti do qualche dato a livello italiano. E accoglie... dati. Vai, vai, scusa se ti interrompo. Arrivano, arrivano. Arrivano, ci sono tutti i dati, vanno appunto dai 20 ai 70 anni, e sono uomini, donne, omosessuali, cristiani, praticanti, aspiranti, i quali vogliono condividere in uno spazio protetto la loro esperienza di vita, per provare a viverla diversamente, a declinarla diversamente. Uno dei percorsi interessanti è vedere come anche la parola cambia quando all'inizio i ragazzi vengono all'interno del gruppo, utilizzano terminologie, espressioni peraltro standard, standardizzati per descrivere situazioni, circostanze, dimensioni affettive. Col passare del tempo il linguaggio dei singoli si arricchisce, muta con il mutare della capacità di creare la sua realtà. In qualche modo vediamo che persone che vengono dalla più diversa formazione culturale, dalla più diversa estrazione sociale, perché abbiamo di tutto, abbiamo dal studente universitario al insegnante di scuola, passando per il professionista, il medico, c'è di tutto, l'architetto, il commerciante, il disoccupato. Il sì, disoccupato. Lo studente universitario che si dimena per portare avanti i suoi studi, c'è di tutto. Però quello che è interessante vedere è che quando tu arricchisci la persona, gli dai gli strumenti per incominciare a leggere la sua dimensione di vita con una chiave diversa, con delle lenti diverse, ecco che, a prescindere da quello che è la sua strumentazione sociale, culturale, esperienziale, ecco che la capacità di leggere e vivere la realtà muta. Quelle stesse, e quindi, capisci, entrano a far parte di una realtà del genere situazioni più diverse. Do qualche numero, cito qualche numero, sì, 150 persone in 10 anni, 2000 presenze complessive ai nostri incontri, gli incontri tenuti oltre 150 in questi 9 anni, quindi incontri nei quali tra l'altro andiamo dalla dimensione spirituale, e quindi la fede, la meditazione, utilizzando molto la tecnica della meditazione, al discorso, diciamo, strettamente relazionale, e quindi incontri che mettono strettamente in contatto le persone, l'utilizzo della ludoterapia, per dirne una, l'utilizzo della delle... scusa, puoi ripetere, Federico, della? Sì, della ludoterapia. Ludoterapia, ok, perfetto. Ludoterapia, che forse Antonio ci può illustrare meglio, perché comunque sono un operatore di ludoterapia. È un operatore, e che certamente è uno strumento utilissimo per favorire l'incontro. Attraverso il gioco permette anche ad adulti di entrare in contatto con la loro parte bambina, e quindi interagire su un piano completamente diverso, che consente l'emersione di quello che è la persona, a prescindere da tutti quelli che sono i paletti che la nostra cultura, l'età, stereotipi impone. Sì. E allora, scusa Antonio, descrivici un po' questa ludoteca, cosa fate? La ludoterapia è, diciamo, un assemblamento di tecniche che sono prevalentemente utilizzate per i gruppi di psicoterapia, ma che non vuole essere uno strumento di psicoterapia, ma vuole favorire, appunto, come diceva Federico, vuole agevolare l'immersione nelle persone di quelle che sono magari problematiche che non riesce ad affrontare così in maniera serena
con altre modalità. E in effetti che cosa si fa? Si parte attraverso giochi di riscaldamento, che possono essere giochi semplici, proprio veramente anche quelli dei bambini, e incontrando l'altro. E poi si utilizzano tecniche che vanno dalla scrittura creativa al disegno, piuttosto che alla danza, oppure allo psicodramma, insomma, per andare poi magari a focalizzarsi su quello che emerge. Quindi si vivono delle esperienze insieme, si rielaborano e si mettono in relazione con la propria vita. Chiaramente tutto questo in un clima che è sempre molto leggero e allegro, anche se ti aiuta ad andare molto in profondità e a sostenere questa profondità a livello di gruppo. Chiaramente spesso quando utilizziamo questo che è una dei metodi che possiamo utilizzare, chiediamo sempre aiuto a magari psicologi o psicoterapeuti, perché se sappiamo per esempio che andiamo a toccare un tema da cui possono emergere delle problematiche molto forti, è opportuno che ci sia poi un professionista che possa intervenire per aiutare chiaramente la persona. E noi, devo dire, nel corso di questi anni oramai abbiamo veramente tante amiche e amici professionisti di questo tipo che sono veramente sempre gratuitamente con noi e per noi disponibile. Quale futuro vedete per i gruppi come il vostro? Visto che hai detto che ce ne sono altri, e comunque secondo me è necessario che si diffonda questo messaggio. Qua devo intervenire per forza io, chiedo scusa a Mario perché sono quello dentro questa tematica. Allora, dobbiamo sapere che noi ci innestiamo anche come gruppo napoletano in una storia dei gruppi italiani che parte nel 1980. È una storia che ha oltre 30 anni di vita. Parte con questa esperienza, con questo primo campo di fede e omosessualità che si è tenuto nel 1980 presso il Centro Ecumenico Valdese di Agape in Piemonte. I valdesi accolsero i cattolici prevalentemente, grazie all'intervento di Don Luigi Ciotti e di Don Franco Barbero, e ospitarono un primo incontro, quindi diedero proprio uno spazio fisico di 3 giorni a disposizione per i cattolici e le cattoliche omosessuali che volevano confrontarsi, perché in Italia chiaramente la Chiesa Cattolica non dava spazio, siamo nel 1980. Da quella realtà le persone si sono incontrate e hanno fondato i primi 2 gruppi, quello di Milano e quello di Torino. Esattamente il Guado a Milano e Davide e Jonathan a Torino, che si riuniva nei locali del gruppo Abele di Don Luigi Ciotti. Da lì partono i gruppi italiani di omosessuali cristiani, quindi noi già dalla nostra nascita ci siamo introvati in relazione, siamo stati sostenuti da 2 gruppi romani, per esempio Nuova Proposta e La Sorgente, che hanno oltre 20 anni di vita, proprio assistiti e così tipo adulti che assistono i bambini. Oggi in Italia esistono oltre 30 gruppi, essenzialmente diffusi per il 70% nel centro-nord. Al sud, per darti un riferimento, ci siamo noi, c'è un gruppo a Bari, c'è un gruppo a Catania, un gruppo a Palermo, un altro semigruppo tra Marsala e Trapani, e ce n'è uno a Cagliari, considerando anche la Sardegna come sud. Il resto sono quindi prevalentemente al centro. Questi gruppi in Italia hanno dato la possibilità, appunto come il nostro, di realizzare un luogo di incontro, di scambio, di condivisione, ma anche di relazione con il mondo esterno. Ci troviamo di fronte a realtà molto variegate, realtà che sono molto concentrate sulla fede, realtà invece più concentrate sul vissuto omosessuale, realtà che hanno una figura di riferimento, magari un religioso, un sacerdote di riferimento, altre che sono completamente autonome, alcune sostenute dalla Chiesa Valdese, altre invece vissute nelle parrocchie. E qua ti do un dato che ti può magari così far un po' riflettere. Queste realtà da 3 o 4 anni, e quindi iniziamo anche a parlare di futuro, si riuniscono in un forum nazionale che è uno spazio virtuale, grazie anche ai social network. Uno dei nostri siti di riferimento è www.jonata.org, non so se hai mai avuto modo di accedervi. Perfetto. E queste realtà insieme chiaramente stanno andando anche verso intervento anche nel mondo esterno più forte. Ma ti volevo dare questo dato: nell'ultimo forum abbiamo presentato una
un lavoro statistico delle relazioni dei gruppi italiani rispetto alle chiese, alle comunità ecclesiali. Quindi, qual è la fotografia delle relazioni ecclesiali di ciascun gruppo? Abbiamo fatto una statistica, un sondaggio. È risultato da questo sondaggio che ti cito testualmente il report che puoi trovare appunto sempre su jonata.org come risultato del lavoro del forum, i gruppi omosessuali credenti italiani si riuniscono nel 52% presso strutture della Chiesa Cattolica, nel 22% delle chiese evangeliche. E poi se apriamo questo dato, in questo 52%, abbiamo chiesto ma in quale strutture della Chiesa Cattolica? 64% parrocchie. Quindi se riportiamo tutto su base nazionale vuol dire che un terzo dei gruppi si riunisce nelle parrocchie. Ma questo non è un dato che ci sorprende, perché abbiamo visto un'evoluzione dei gruppi in questi anni, che forse non è nota al grande pubblico, ma a noi chiaramente ci riguarda in prima persona e quindi è nota. Consideriamo che già da una decina d'anni, per esempio, il gruppo di Milano, il Guado, ha avuto relazioni con l'allora cardinale Carlo Maria Martini. E il vescovo di Milano istituì proprio una figura di riferimento per i gruppi omosessuali cristiani, a Milano ce ne sono due, Guado e La Fonte, e quindi da 10 anni esiste questa relazione, tanto è vero che per esempio l'ultima veglia organizzata dal gruppo di Milano si è tenuta in una parrocchia milanese concessa appunto dalla Curia. Oppure negli ultimi 2 anni abbiamo visto l'istituzione di ben 2 gruppi diocesani di fede e omosessualità, nella diocesi di Cremona e nella diocesi di Crema. Che significa gruppo diocesano? Che nella pastorale che il vescovo decide per la sua diocesi è innestata una realtà che consente a persone omosessuali e cristiane di incontrarsi e di condividere il proprio percorso. Quindi questo per dire, c'è un'evoluzione che è stata segnata proprio dal dialogo tra alcune diocesi e alcuni gruppi, non è uniforme chiaramente sul territorio nazionale, e che ha portato negli ultimi 2 o 3 anni, come ti dicevo, all'organizzazione di questo forum nazionale che vede oltre 150 partecipanti di tutta Italia, non solo partecipanti dei gruppi, e che per esempio ha visto come relatori negli ultimi 2 anni... Allora, a causa problemi tecnici per qualche secondo, diciamo, è andata via la linea. Tra l'altro eravamo arrivati anche in conclusione, perché devo dirvi che, come al solito, quando si parla di cose interessanti il tempo vola, ed erano passati 57 minuti già. Siccome il tempo a nostra disposizione è 1 ora, io volevo farvi un'ultima domanda, adesso rispondetemi voi, perché è una domanda brevissima. Io normalmente concludo le trasmissioni perché tutti dicevano, almeno di recente ho sentito dire, la famiglia è una sola. È un termine che mi vedo sento ripetere spesso, specie quando qualcuno parla. E io dico, sì, è vero, una sola ed è formata da 2 persone che si amano e importa poco se sono un uomo e una donna, o 2 uomini e 2 donne, o 2 donne e 2 donne. Voi cosa pensate di questo concetto? Facciamo un passaggio a 3, sinteticamente, sì, ognuno? Sì, sì. Fatelo, vai. Io faccio una testimonianza personale, voi parlate generalmente. Va bene. No, vai, partite voi. Io brevissimamente, se senti parlare la psicoanalisi classica ti dirà che no, la famiglia è quella che si compone di 2 anime più dei figli. Io ho l'impressione che per i tempi nei quali oggi viviamo la famiglia è un qualcosa di estremamente mutevole e in continuo cambiamento. Le famiglie noi le vediamo sempre più composte in modo diverso. Pensa agli anziani che non sono più voluti nelle famiglie di appartenenza, ma si incontrano sempre più con altri anziani, vivono sempre di più la dimensione del co-housing, vivono sempre di più lontani dalle loro famiglie, ma creandosene delle nuove, dove le relazioni sono date non iure sanguinis, come si diceva un tempo, cioè dal vincolo del sangue, della familiarità che deriva dall'aver creato un essere umano, quanto dal condividere uguali modi di intendere la vita, stesse regole, darsi una disciplina per stare insieme.
la famiglia si va modificando, e in questo senso, a mio avviso, due persone che si amano e che vivono testimoniando il loro amore generano una famiglia, se solo si danno il permesso di accogliere e quindi continuare a creare, a riprodurre la dimensione di amore che sperimentano tra loro due. Grazie Federica. Io penso che appunto in un periodo in cui è così difficile mantenere i rapporti e le unioni sono anche così fragili, non bisogna fare distinzioni su quando si riesce a trovare un rapporto di dialogo, di intesa, di comprensione, di accettazione. Del resto ci sono anche diverse esperienze, penso alle famiglie arcobaleno, e tante coppie che riescono a vivere questa loro unione, questo loro affetto, insomma. Quindi penso che non ci sia bisogno di mettere altri steccati a questo. Io, Riccardo, invece ti parlo di me, quindi proprio una testimonianza diretta. Io e il mio compagno viviamo la nostra relazione affettiva da oltre 16 anni, conviviamo da oltre 11 anni e da 8 anni ospitiamo, diciamo cresciamo, questo figlio di nostri amici, una persona gay, che insomma la sua famiglia si è allontanata dalla città e quindi ha chiesto a noi in qualche modo di fargli un po' di accompagnarlo, e quindi vive con noi. Stiamo vivendo anche questo progetto. Il nostro progetto è stato un progetto d'amore, cioè noi non so quando è nata in noi la sensazione che fossimo una famiglia, ma sicuramente il nostro progetto d'amore ci ha portato a crescere insieme, io e il mio compagno, e a puntare su relazioni affettive. E questa crescita non ha riguardato solamente noi, ha riguardato man mano anche tutte le relazioni che c'erano vicine, quindi gli amici, le amiche, le persone che partecipano al gruppo. Pian piano si è allargata chiaramente anche ai nostri familiari. Sono le nostre famiglie che ci riconoscono come famiglia. E questa domanda mi viene fatta spesso da quando io inizio a parlare della mia relazione affettiva. Mi ricordo l'ultima volta mi è stata posta dal direttore della filiale presso cui lavoro, e in effetti io rispondo questo, ma forse non esiste un altro termine per definire questa relazione affettiva in cui io mi sento immerso, non ho un altro termine per dirlo, sicuramente mi sento immerso in una rete affettiva molto ampia, che è fatta dal mio nucleo, io, Edoardo e Davide, il ragazzo adesso quasi uomo che vive con noi, che noi stiamo accompagnando nella sua crescita, ed è fatta da tutte le persone che ci sono vicine e amiche. E questa cosa, voglio dire, è una cosa che costruisci lentamente, non te ne rendi manco molto conto, perché tu continui a vivere la tua relazione affettiva, certo punti sulle relazioni, cioè noi non ci siamo mai sottratti alle relazioni, anzi abbiamo puntato a costruire relazioni significative con i nostri genitori, con i nostri fratelli e sorelle, ma anche con tutte le amiche e gli amici, i conoscenti, il mondo del lavoro. E chiudo con questa cosa che sta avvenendo in queste ultime settimane. Io e Edoardo abbiamo deciso di utilizzare questa possibilità che ci è stata data dal Comune di Napoli di registrarci come unione affettiva. L'ultima amministrazione ha istituito il registro delle unioni affettive a cui possiamo accedere anche noi omosessuali. Noi pensavamo di farlo non tanto perché ci dà molti diritti, chiaramente ci dà molto poco, però in qualche modo come una testimonianza, per dire noi siamo pronti a farlo e quindi siamo pronti anche a una legge nazionale. Ma si è scatenato invece nell'ambito delle nostre relazioni affettive una cosa bellissima, un'ondata di amore enorme. Cioè le amiche, gli amici ci stanno chiedendo chi vuole testimoniare, chi vuole fare le fedi, chi vuole la lista di nozze, chi vuole la festa. Cioè noi così guardiamo stupiti, ma è un'ondata di amore enorme che ci arriva. Credo che questo sia la famiglia che abbiamo costruito, questa rete di amore attorno a noi.
Antonio, tu hai dato il messaggio secondo me di chiusura più bello, anche perché gruppo Ponti Sospesi, l'hai detto prima, è dialogo e amore, sono le due cose. A questo punto ci aggiungo, ci mettiamo anche noi di liberi.tv, vi facciamo il servizio video, eh. Cioè, quando sarà possibile in Italia, guarda, ci prenotiamo per farvi diciamo le riprese video, le foto e concludiamo qua. Io vi ringrazio davvero per la disponibilità, invito tutti ad andare sul sito www.gruppopontisospesi.eu e speriamo di avervi presto, magari ci date un aggiornamento su quello che sono le vostre iniziative. Quindi vi ringrazio tutte e tre, e ringrazio Mario, ringrazio Federico e ringrazio Antonio. Grazie tante, veramente. Grazie a voi, grazie a te e grazie a voi. Grazie, buon lavoro.